Le lezioni di vita che ho imparato a 40 anni per evitare rimpianti. Buongiorno a tutti. Oggi condivido con voi alcune lezioni di vita che ho imparato nel corso degli anni. La prima lezione che ho imparato è che non bisogna mai rinunciare ai propri sogni. Non importa quanto possano sembrare irraggiungibili. La seconda lezione è che siamo tutti unici. Non c'è bisogno di confrontarsi costantemente con gli altri. Ognuno ha il proprio percorso da seguire. La terza lezione riguarda l'importanza della famiglia e degli amici. Sono loro che ci sostengono nei momenti difficili e ci incoraggiano a perseguire i nostri sogni. La quarta lezione è che non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa di nuovo, che si tratti di un hobby, di un lavoro o di un'amicizia. La quinta lezione è che bisogna saper perdonare, non solo gli altri, ma anche noi stessi. Il perdono è un dono che ci facciamo. La sesta lezione è che bisogna saper dire no. Non possiamo fare tutto e accontentare tutti. Bisogna saper mettere dei limiti. La settima lezione è che bisogna prendersi cura di sé, non solo del corpo, ma anche della mente e dell'anima. L'ottava lezione è che l'amore è la cosa più importante. L'amore per se stessi, per gli altri, per la vita. La nona lezione è che bisogna saper essere grati. La gratitudine ci aiuta a vedere il lato positivo delle cose. La decima lezione è che non si può piacere a tutti, e va bene così, l'importante è piacersi a se stessi. L'undicesima lezione è che la vita è un viaggio, non una destinazione. Bisogna saper godere del viaggio. La dodicesima lezione è che bisogna saper ridere. Il sorriso è la miglior medicina. La tredicesima lezione è che bisogna saper accettare il cambiamento. La vita è in costante evoluzione. La quattordicesima lezione è che bisogna saper ascoltare, non solo gli altri, ma anche noi stessi. La quindicesima lezione è che bisogna saper sognare. I sogni sono il motore della nostra vita. La sedicesima lezione è che bisogna saper vivere il presente. Il presente è l'unico momento che abbiamo. La diciassettesima lezione è che bisogna saper prendere delle decisioni, anche se a volte possono spaventare. La diciottesima lezione è che bisogna saper rischiare. Senza rischi non c'è crescita. La diciannovesima lezione è che bisogna saper essere pazienti. Tutto arriva al momento giusto. La ventesima lezione è che bisogna saper essere resilienti. I momenti difficili ci rendono più forti. La ventunesima lezione è che bisogna saper amare. L'amore ci rende umani. La ventiduesima lezione è che bisogna saper vedere la bellezza in ogni cosa. La bellezza è ovunque, basta saperla vedere. La ventitresima lezione è che bisogna saper rispettare gli altri. Il rispetto è la base di ogni relazione. La ventiquattresima lezione è che bisogna saper vivere con passione. La passione ci rende vivi. La venticinquesima lezione è che bisogna saper essere se stessi. Non c'è niente di più bello di essere veramente se stessi. La ventiseiesima e ultima lezione è che bisogna saper vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché la vita è breve e meravigliosa e non dobbiamo mai dimenticarlo. Cosa ne pensate di queste 26 lezioni? Scrivete la vostra nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per non perdere altri video. Alla prossima!